Benvenuti, bentornati e ben ritrovati su Erin Vore, Tolkien e dintorni. Oggi continuiamo con questa serie di video in cui metto in paragone personaggi della lore tolkieniana con personaggi della letteratura, del cinema, delle serie TV e quant'altro, giusto per fare dei paragoni improbabili. Abbiamo già fatto una serie di video a riguardo in cui ho messo in paragone, se vi siete persi mi invito a recuperarli, il re stregone di Angmar con Barbossa e la sua crew di pirati maledetti dal tesoro azteco di Cortés. Ho fatto un altro video in cui ho messo in paragone effettivamente Eowyn e Molly Weasley, la mamma della famiglia Weasley, come personaggi con dei punti in comune, anche questo se ve lo siete perso, vi invito a recuperarlo. Continuo quindi con un nuovo paragone improbabile, beh, decidetelo voi nei commenti eventualmente, e sarà Gollum e Mark Renton di Trainspotting. Prima di iniziare, mi raccomando, mettete like al video, iscrivetevi al canale e se vi va anche di supportare la mia attività potreste considerare di abbonarvi per sostenere anche il progetto del mio film che è in corso d'opera, insomma mi farebbe molto piacere, ecco. Allora iniziamo subito, Gollum e Mark Renton. Andiamo ad analizzare questi due personaggi per cercare di capire effettivamente che tipi di punti di contatto si possono riscontrare. Gollum, naturalmente sappiamo tutti chi è, di chi stiamo parlando. Gollum è in realtà quella parte interiore di Sméagol che viene fuori quando si manifesta il desiderio dell'anello, il tesoro. E quindi, in un certo senso, Gollum lo possiamo trovare anche in Bilbo, anche in Frodo, anche in Isildur, in tutti quei portatori dell'anello che a un certo punto hanno modificato quella che potrebbe essere la loro naturale propensione, indole per il bene, o comunque una loro decisione, una scelta presa personalmente con la propria coscienza. E beh, in effetti Gollum si manifesta appunto quando questa coscienza viene minata dal tesoro, e quindi è il tesoro stesso all'interno del personaggio Sméagol a farsi presente, a palesarsi in tutta la sua dirompenza per la ricerca dell'anello perduto, per quanto riguarda Sméagol, Gollum. E quindi Gollum, ecco, il mostro interiore. Gollum potrebbe essere all'interno di chiunque, anche forse Galadriel, se così possiamo dire, per un attimo è stata tentata dal desiderio di accettare l'anello offerto da Frodo lì proprio a Lothlórien. Lei lo ha sconfitto, Bilbo ha sconfitto il mostro interiore lasciandosi indietro l'anello, Sam anche in un certo senso pure lui ha lasciato indietro l'anello. Invece altri personaggi sono stati vittime appunto di Gollum. Frodo, quando decide di non gettare l'anello, in quel momento dentro sé ha Gollum, quindi Gollum è un personaggio, certo, lo identifichiamo associato a Sméagol, ovviamente, ma lo potremmo considerare come il mostro interiore. La dipendenza, il legame viscerale, morboso, che si ha con l'anello. Dall'altra parte abbiamo Mark Renton, quindi parliamo di Trainspotting, personaggio interpretato da Ewan McGregor, uno dei film, naturalmente, che mi ha appassionato di più nella vita, perché è veramente, veramente molto, molto, molto profondo e bello. Se non l'avete mai visto, naturalmente vi invito a farlo. Ne vale la pena, è un film molto forte, parla delle dipendenze, ok? Della tossicodipendenza, in questo caso dall'eroina. Per quanto riguarda Mark Renton, ma qualsiasi tipo di dipendenza, il film approfondisce veramente molto molto bene questo aspetto qui. Che c'entra Mark Renton con Gollum? Beh, la dipendenza, appunto, la tossicodipendenza, cioè quindi la dipendenza tossica. E nel caso di Mark Renton parliamo di sostanze chimiche come l'eroina, nel caso di Sméagol Gollum parliamo di una cosa materiale. Però è sempre la dipendenza che è il punto centrale di questo paragone. Il mostro interiore di Mark Renton viene manifestato più di una volta all'interno del film di Trainspotting, ma anche effettivamente nel suo seguito, in Trainspotting 2, in T2, perché Mark Renton non è un cattivo, così come non lo è Sméagol, però nonostante lui cerchi di combattere, lui ha coscienza di avere la tossicodipendenza e la vuole combattere. A un certo punto si chiude dentro casa con cibo, alimenti
e si chiude proprio letteralmente dentro casa per evitare di uscire fuori e cercare quella che è la sua eroina. Stessa cosa succede anche a Gollum, in realtà a Sméagol. Quando lui fa la promessa a Frodo, Frodo vede in lui la possibilità di poterlo recuperare, quindi è come se fosse la speranza al successo della liberazione dalla tossicodipendenza, in questo caso dell'anello. Diventa più mansueto, addirittura scaccia Gollum nell'iconica scena in cui Peter Jackson ci mostra, per esempio nei film, i due lati di Sméagol, noi lo riusciamo a riconoscere proprio visivamente, in cui Sméagol e Gollum parlano l'uno all'altro e Sméagol riesce a scacciare. E comunque è importante, al di là del fatto che ci riesca o no, è importante il fatto che lui comunque ci provi. Sméagol prova a farlo, si rende conto della dipendenza, sa quello che sta provando, sa che cos'è, sa cosa ha fatto per ottenere l'anello e in qualche modo ci prova. Mark Renton fa lo stesso, ma entrambi naturalmente falliscono, ricadono nuovamente nella tossicodipendenza. Nel caso di Mark Renton, invece, vediamo una tossicodipendenza che lo porta completamente all'autodistruzione, all'autoannichilimento. Lui si trasferisce a Londra, lascia indietro gli amici, lascia indietro le tentazioni da questo punto di vista, ma le tentazioni lo ritrovano nuovamente anche a Londra. Bagby e gli altri amici si trasferiscono da lui dentro casa sua e ritorna nuovamente quel circolo vizioso di cose, di persone, di circostanze che lo fanno ricadere nella tossicodipendenza al fine di metterlo alla prova. In Trainspotting, la fine del film, ci mostra un Mark Renton che attraversa, credo, il London Bridge o comunque qualcosa, un ponte, per lasciarsi dietro alle spalle quelle che sono le tentazioni, le dipendenze, facendo un nuovo cambiamento all'interno della sua vita e ridendo, sorridendo. Il finale è una cosa spettacolare, con un monologo eccezionale, straordinario, iconico nella cinematografia mondiale, per poi ricadere naturalmente in Trainspotting 2, che è il film che mostra lo sviluppo di Mark Renton qualche anno dopo, molti anni dopo, insomma quello che è. Vabbè, non vi faccio spoiler su Trainspotting 2, ve lo andrete a vedere. Quindi questi due personaggi, secondo me, hanno davvero molto in comune la tossicodipendenza e il desiderio di liberarsi da questa tossicodipendenza a tutti i costi, fallendo. Quindi principalmente quello lì. Sia Gollum che Mark Renton ritrovano nuovamente la sensazione di estasi nel momento in cui ritornano a contatto con quella cosa che gli provoca la tossicodipendenza. Sméagol, quando riprende in mano l'anello, è in estasi. È il momento più bello della sua vita, il momento desiderato. Niente lo può scalfire. In quel momento lui sta benissimo, non ha nessun dolore, nessuna fatica, nessuna apprensione, non ha niente. È proprio l'evitazione dell'anima, la sublimazione del desiderio più grande della vita, il momento puro di felicità. Mark Renton, durante i periodi di astinenza, ha quel desiderio di ritrovare quella sostanza lì, quel suo anello. Quando lo ritrova, ha esattamente lo stesso tipo di sensazione. Sublimazione di qualsiasi sofferenza, di qualsiasi pensiero, di qualsiasi responsabilità e tutto quello che ne consegue, insomma, la vita quotidiana. Entrambi, quindi, arrivano a quel livello lì, di estasi. Entrambi, naturalmente, hanno un triste risveglio, che è quello della tossicodipendenza, dell'astinenza. Ora, questo paragone mi è venuto in mente anche pensando al fatto che Andy Serkis, l'interprete, l'attore che ha prestato la voce naturalmente, ma anche le movenze fisiche per la realizzazione delle due trilogie del Signore degli Anelli, dell'Hobbit e di Peter Jackson, ha fatto un ragionamento, delle interviste comunque molto interessanti, che riguardavano il come era lui riuscito a tirar fuori il personaggio, l'interpretazione che ha dato al personaggio di Sméagol e di Gollum, e appunto faceva il paragone con le persone in crisi di astinenza all'interno dei centri di recupero per qualsiasi tipo di tossicodipendenza. Ho parlato di tossicodipendenza relativa all'eroina, ma possiamo parlare di qualsiasi tipo di dipendenza, ovviamente. E quindi Andy Serkis ha effettivamente trovato molto utile quel tipo di dolore per tirar fuori il personaggio. Quindi secondo me il paragone che ho creato oggi
è alquanto interessante, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto fare delle riflessioni, quindi vi invito nei commenti a dirmi la vostra. Cosa ne pensate di questi paragoni che sto facendo? E naturalmente, di nuovo, vi invito a iscrivervi al canale, a recuperarvi i contenuti che ho fatto nei mesi precedenti, nei giorni precedenti. Ci sono naturalmente anche i backstage del film che sto realizzando, quindi non ve li perdete, sono molto interessanti, mi farebbe piacere. Grazie di essere arrivati fin qui. Se volete abbonarvi al mio canale, fatelo per sostenere la mia attività, mi farebbe molto piacere. Iscrivetevi al canale, mettere like e niente, ciao, grazie.